Bentrovati amici Tech Different, siamo qui con il nuovo podcast per quanto riguarda le notizie appena pubblicate in questa settimana, in questa ultima settimana. Le due notizie più importanti sono Apple che ha rettificato l'evento di marzo, ovvero il 21, si svolgerà il 21 marzo alle ore 19 italiane. Noi lo seguiremo tramite live blogging. Verrà presentato iPhone 5 SE e iPad Pro Mini da 9,7 pollici. Per quanto riguarda Apple Watch, non ci saranno novità, nonché magari qualche novità dell'ultimo momento con watchOS che magari introdurrà qualche novità, appunto. E per quanto riguarda i MacBook, non si sa se presenteranno qualcosa oppure sarà tutto rimandato al WWDC di giugno. Poi, altra notizia importantissima per gli appassionati Android, Google a sorpresa ha rilasciato Android N, che dovrebbe essere Nutella come nome, e Android N che va ad apportare delle interessanti novità, ovvero il supporto multi-window, anche una rivisitazione del pannello, del pannello notifiche ed anche l'ottimizzazione di DOS, introducendo il risparmio energetico su due livelli. Per maggiori dettagli, ovviamente, fate riferimento al nostro articolo. Poi è stato anche rilasciato il jailbreak di iOS 9.1, jailbreak untethered, quindi potrete riavviare il dispositivo. Ovviamente, se siete intenzionati ad effettuare tale jailbreak, non aggiornate 9.2 o 9.2.1. Poi abbiamo anche la nostra recensione del Moto X-Force, dispositivo top gamma e molto molto resistente. Troverete tutti i dettagli nel nostro articolo, oppure anche potete vedere il nostro video sul nostro canale YouTube, che comunque l'abbiamo inserito comunque nell'articolo, dove vedete anche le prove di videoregistrazione in 4K ed in Full HD del dispositivo. Poi torniamo ancora a Google, che a quanto pare ha siglato un accordo con HTC per i prossimi dispositivi Nexus, e staremo a vedere appunto come saranno i prossimi Nexus, soprattutto nel 2016. Vedremo se riuscirà Google a risollevare le sorti di HTC, che ultimamente sono un po' in ribasso. Poi continuiamo con le premiazioni del Drago d'Oro 2016, ovvero i giochi più il videogioco dell'anno, il videogioco più venduto, miglior videogioco italiano. Per quanto riguarda il videogioco dell'anno, ha fatto incetta di premi The Witcher 3 Wild Hunt. E il gioco più venduto è stato FIFA 2016. Poi il miglior videogioco italiano, lo menzioniamo, è Nero, Nothing Ever Remains Obscure. Comunque troverete tutta la lista completa dei vari giochi premi che sono stati premiati sul nostro relativo articolo. Collegandoci appunto ai giochi, abbiamo Amazon che ha scontato appunto i giochi premiati nell'occasione del Drago d'Oro 2016 fino al 50%. Per la lista dei giochi, fate riferimento al nostro articolo, dove troverete anche gli ultimi usciti, scontati addirittura, non tutti, però scontati addirittura del 50%, alcuni scontati del 50%, davvero un'offerta da non farsi perdere. Poi concludiamo con una notizia davvero interessante per gli appassionati come il sottoscritto di tecnologia, ovvero Davide Coltro è un artista che, essendo appassionato anche lui di tecnologia, ha lavorato su un nuovo sistema, ovvero il quadro elettronico per esporre le proprie opere d'arte. L'ha chiamato System e in pratica lui gestisce i suoi quadri via remoto grazie al software TeamViewer. Vi rimando al nostro articolo per appunto approfondire il tutto. Quindi le notizie sono davvero interessanti, fateci una visita sul nostro sito per leggere queste ed altre anche notizie che sono uscite questa settimana, davvero davvero interessanti. Vi rimando anche al nostro canale YouTube, mettete descrizione se non l'avete ancora fatto, se vi piace come lavoriamo.
Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi saluto e vi rimando alla settimana prossima. Grazie ancora, ciao!